Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video qua sulla Gieselberg Farm E quest'oggi sono qui e volevo un attimo dare un a cosa abbiamo da fare Allora innanzitutto abbiamo qua questo trattore che lo usiamo per andare un attimo dal... No, ho sbagliato strada, cavoli, vabbè Lo usiamo un attimo per andare allo shop perché lasceremo là la cisterna, credo Adesso stavo guardando qua, sembrava fosse un campo mio, invece no Comunque lasciando la cisterna e ci prendiamo la falciatrice, perché ho in mente, dato che siamo in fine autunno, dai che ce la facciamo. Richiesta elevata a Baigua. Pensavo di andare appunto a vendere, cioè a vendere a falciare un po' di campi, magari li noleggiamo, boh, li magari il noleggio dei campi lì non c'è, quindi magari li compriamo e poi li rivendiamo una volta terminata in modo da fare un po' d'erba che non abbiamo, le nostre vacche hanno bisogno d'erba, e anche in modo da, boh, penso che li imballeremo, cioè magari qualche viaggio per la stalla li facciamo così normalmente, e poi imballeremo poi il tutto con eh, l'imballatrice tonda, perché quella quadrata non ce l'abbiamo più. <ride> allora, 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 tra l'altro ho anche dei campi che volendo potrei già fertilizzare, oh, 30 all'ora, vabbè. Che potrei già fertilizzare, però vediamo. Vediamo un po' perché magari li vendiamo e li ricompriamo in primavera come facciamo sempre. Allora. In teoria qua, eccola qua. La nostra falciatrice. E pensavo appunto di falciare dei campi che ci sono qua in zona. Allora, sgan... No, ho sbagliato. Sgancia la cisterna. Ci attacchiamo alla falciatrice vediamo un po' che campo possiamo, potremmo fare Allora Quello che avevamo fatto l'ultima volta non è ancora cresciuto, da quel che ho capito esattamente Quindi volendo possiamo fare quello lì di fianco Che non è poi neanche malaccio Fertilizzato? No, va bene Vediamo se c'è un campo d'erba fertilizzato magari Campi fertilizzati non ce ne sono. Di quelli ad erba, ok. Cioè l'unico è questo qua. Però vabbè, faccio, lasciamo perdere. E boh, non saprei. Magari anche questo qui non è male. Dai, prendiamoci quello lì. Ok. Uh, qui devo ancora andare a tagliare un po' di piante. Però questo lo facciamo tranquillamente d'inverno. Direi che, eh, vabbè, scavalchiamo qua. Direi che possiamo iniziare da questo campetto. E premetto che, No, aspettate, ho fatto una cavolata forse. C'era qualcosa di più vicino giù. Eh no, però costa troppo ed è troppo grande. Se no, ci stava a fare ancora come al solito questi due campi qua. Però va bene, lo stesso, così va benissimo così, dai. Allora, direi che iniziamo da qua abbassando e accendendo di già magari vi faccio un mix di lavorazioni nel senso non faccio solo la falciatura facciamo falciatura ranghinatura e magari già iniziamo ad imballare vediamo che altro la falciatura che ci impieghiamo un po' di più perché abbiamo soltanto questa falciatrice ma fidatevi che anno prossimo nuova falciatrice magari abbassiamo il tempo magari eh Infatti mi sembrava strano che stesse andando così avanti velocemente, perché l'avevo messo a 120, poi ho detto vai beh, lo abbasso un attimo. Spero tanto che il microfono stavolta vadi, in teoria si sì, ho visto che andava e speriamo davvero. Anzi, sapete cosa vi dico? Adesso vado avanti un po' per conto mio e nel mentre gli do un'occhiata al microfono se sta registrando l'audio. E vi starete chiedendo perché lasci dietro così tanta erba e eh, ragazzi fa nulla dai. Chi se ne frega. Eh, perché non mi vai vale a star lì a fare un'altra passata poi esternamente. L'unica pecca è che il ranghinatore dobbiamo portarlo su da giù in farm Eh, vabbè. Andremo poi a prenderlo con qualche mezzo. È un campo un po' strano questo, pieno di curvette, Cioè, tutto non uniforme. Però non è male. Cioè penso che un po' di balloni Riusciremo a fare lo stesso Ok adesso stiamo un pochettino Magari all'interno Come avete potuto vedere Ogni tanto porto ancora qualche video Il mio intento è quello di riuscire almeno a farne due a settimana Poi se riesco di più bene Però non voglio neanche esagerare Magari una settimana ne porto tre o quattro La settimana dopo niente no Due video a settimana sarà l'obiettivo E tra l'altro Non voglio portare sempre la made in Italy Cioè Vorrei portarla un po' sì, ma non troppo. E, e, e una cosa importante: io ho fatto un video sulla mappa Les Chasais, sulla serie francese. Sarebbe, cioè riguardante la serie francese. Soltanto che ve ne farò un altro perché è uscita la mappa, quella penso originale, quella lì non era originale, credo. Penso che era un edit da parte di qualcuno. Ho visto che, cioè, me lo sono anche scaricata. Devo soltanto provarla, la mappa Les Chasais. La V1.1 perché è subito stata aggiornata appena uscita, dopo qualche giorno da quel che ho visto, e sono proprio curioso di provarla a vedere se è ancora tutto come prima. E boh, ditemi un po' voi cosa vorreste vedere: se un video della serie francese lì oppure tipo Le Chazé, la chiamiamo un video, cioè qualche video su quella mappa lì fa, faremo. Vediamo un po'. Dai, vediamo un po' che, me ne, che ne pensate, la mappa francese, quella. E Quella mappa lì è stata la mappa con la quale ho usato per l'ultima volta il mio vecchio pc mi pare Perché poi, oh, no la scheda video, ho usato la scheda video di base del pc Poi dopo non reggeva più e ho dovuto cambiarla <ride> e Perché facevo 20 frame a dir tanto Vabbè dai, eh, vado avanti qua, do un'occhiata e ci vediamo tra poco Ok ragazzi, siamo arrivati Volevo fare una cosa col caricante come vi avevo detto Ma non possiamo perché c'è la paglia Volendo si potrebbe fare una roba del tipo Prendere la paglia, scaricarla da qualche parte lasciarla lì Poi la raccogliamo Però vabbè, lasciamo perdere Direi di andare subito a ranghinare e poi imbagliamo e volendo, si, potrebbe fasciare, si potrebbero fasciare i balloni. Però non ha senso perché abbiamo già un sacco di insilato. Allora, eccoci qua col nostro ranghinatore. Quello di default. Ma a breve, penso che andremo a prenderci quello Fella barra fend uno di quelli di Vertex. Mi pare che li abbia fatti o un altro modder che finisce per farming. Non mi ricordo. Questi qua, comunque, spero di averli già inseriti. Sì, ho questo. Eh, ho ben solo il fend. Cioè no, aspettate, Eh sì, ho solo il fend. Ranghinatori fella, c'è solo quello grande, ma ne ho anche più piccoli. Allora, direi di iniziare. Qua erba che sembra sempre fieno, come sempre. Però vabbè, non importa, l'importante è ranghinare. Sì, mm, inizia ad essere un po' piccolino. Magari questo ranghinatore, però. Boh. Sembra piccolo ma alla fine in fondo in fondo va, vi, va via molto bene Quindi ottimo così E adesso devo vedere un attimo che accoppiata fare per Vabbè direi di fare andare su e giù prima E poi facciamo quella in cima Comunque devo vedere che trattore usare per rimballare Se usare questo qui o usare il fend Vabbè la minima possiamo anche chiuderla Non lo so sinceramente eh non so proprio. Lì ci stiamo, sì, in teoria sì. Eh, campo che tutto sommato non è fertilizzato, però ora sembra possa rendere bene. Almeno dalla densità sembra di sì. Poi alcuni ragazzi mi hanno detto che... C'è un ragazzo, mi pare, o più di uno, non ricordo. Mi ha detto che praticamente la... Non conta la, de cioè la densità delle andane, non esiste, tipo... In una, cioè, più andane fai, e più raccolto c'è. Boh. non penso. Eh. Perché alla fine, se fai le andane grosse, si vedono che si ingrossano. Cioè, se prendi tanto tipo queste due andane, se le facevamo in una, si creava un cumulo maggiore di, di fieno. E passavi e rendeva un sacco. Quindi, boh, non so se quanto sia vero ciò che mi è stato detto. Magari è, è stato scritto da qualcuno che non lo sa. Magari, boh, è anche vero, non lo so. Comunque, boh, mi sembrava un po' una cavolata, sinceramente. Allora, vediamo un po' se riusciamo a fare una cosa fatta bene. È eh, un campo un po' così, quindi non si, si sa neanche. Non saprei neanche bene io come farle andare. Ti presto dire di fare slalom. Magari qui lasciamo indietro un po'. Dai, no, sta abbiamo preso abbastanza. E qui, boh, faremo un'andana piccolina poi. Eh si sì, la facciamo subito così non, eh, non ci dimentichiamo. Ok, dai, facciamo questo giro. Comunque ha uno sterzo assurdo sto ranghinatore comodo. Peccato un po' per le manovre in retro. Anche gli ranghinatori, gli altri di in qualsiasi tipo hanno questi snodi strani che ui, Che boh. Ma rispegniamo perché magari tende a cadere. Vabbè andiamo su ancora di qua, dai. Facciamo eh si sì. Andiamo avanti così. E vediamo un po' cosa riusciamo a combinare. Eh, più che altro che verranno ad andare un po' piccoline. Potiamo farle di traverso, non mi era anche venuto in mente, però fa nulla, dai. Spero... So che, cioè, spero vi, vi pi possa piacere il fatto che oggi vi porto questo episodio su questa mappa, cioè questa serie. Dato che mi avete scritto in tanti, quando, cioè anche in privato, in DM su Instagram, quando torna la Gisberg, ed eccola qua. No, devo portarmi un sacco avanti. Su questa, la Poland e la Made in Italy. L'altra mappa, no, è, cioè, è, una, è un po' una cosa così. Non è proprio una serie. No, non, non la so Ok. Non è una serie che... Cioè, magari potrei anche non portarla più come potrei portarla più spesso, non lo so. È una... Sono dei video così su una mappa che mi piace anche, abbastanza. Però non voglio espandermi troppo, far mille mila cose, perché alla fine... Cioè, più che altro, più che stare nei campi e fare un po' di legna, non potete fare. Allora... Vabbè io farei una roba di sto tipo Adesso andiamo su e giù qua Qui faccio l'andana un po' così a caso Ma non preoccupatevi perché non è proprio a caso eh. Dopo la continueremo in su e siamo a posto Ok E riprendiamo da questa eh dai, qualche andana sta venendo fuori. Volendo sto campo, io potrei anche tenermelo. Perché non è in una brutta posizione. Cioè, per la nostra farm è un po' scomodo. Però se dovessimo fare quella cosa di farci tipo due farm, in uno tenere mezzi grossi e uno tenere mezzi un po' più piccoli. Tipo giù quelli piccoli qua, mezzi più grossi, potrebbe venire fuori una bella cosa. È l'unica cosa che è da impegnarsi a farle andare. perché da capire un po' com'è il camp tutto quanto ok ci risiamo volendo avrei potuto fare un taglio e evitarvi tutta la ranghinatura e <ride> schippare già un po' sull'imballatura sull però vabbè ormai siamo qua e ormai andiamo avanti vedete cosa facciamo prendiamo questo andiamo nel giardino lì dal vicino ci giriamo e cerchiamo di riprendere questa andana con quell'altro pe... Ma no, dai, facciamo un'andana a sé. Ma no, dai, facciamo una roba di sto tipo. Eh, vabbè, niente, niente, lasciamo perdere. Volevo fare una cosa, non ce l'ho fatta, e qua prendiamo questo e riposo. Ma adesso vedete? Adesso vedete tutto cosa volevo fare. Ok, ok. Uh. Vabbè qua andiamo su, lì boh faremo un'altra andata. È un po' un casino eh, perché è strano il campo, quindi dobbiamo farle un po' così a caso. Anche nella realtà è un po' un casino, cioè boh forse è un po' più semplice. Non lo so. Dipende anche che ranghinatore avete, perché questo qua, essendo così largo, a tratti è anche scomodo. Scusate per tutti quelli che mi diranno: Eh, ma non puoi pestare le andane. Eh, scusate, non so che dire. ah Ok, cerchiamo di raccogliere il più possibile, ma anche se non è facile. Ok, qua ci siamo. E ora cioè chiudiamo tutto Ripartendo da qua E così che Arriva in cima E l'erba er che c'è qua se ne va Eh, abbiamo fatto già su 6 ore Su sto mezzo A sto punto direi di fare anche così E direi anche di chiuderlo Anzi no lo lasciamo così Ci facciamo una piccola screen a questo Ritogliendo la motosega, ecco, una robettina così adesso non mi ricordo neanche più dove ho, metto la grafica della copertina. Vabbè, lasciamo perdere. E direi che. Ma sì, dai, usiamo il fend. Questo lo lasciamo qua. Usiamo il fend, andiamo ad attaccarci la nostra imballatrice Poi vi prometto che prima o poi mi sistemerò tutto bene. I mezzi. Porterò tutto in farm nei capanni riusciamo a gestirci un po' meglio le cose ah erba avevamo già fatto i balloni d'erba ma adesso c'è una cosa che mi, mi sorge ma io erba ne ho ancora in farm oppure no? perché allora io ho dato un occhio ma balloni ho solo quelli di fieno, quelli d'erba mi pare che boh li avrei dati tutti da mangiare e eh, qui non ne ho più. Ah, ecco, erano qua in mezzo, sì, mi ricordo. No, non ne abbiamo più noi di erba. Ok, già un ballone pronto. Abbiamo perfetto. Uh, vabbè, prendiamo da qui accendiamo e abbassiamo. Direi di partire da questa perché poi adesso la si riempie già subito. Se no lasciamo il ballone lì in mezzo alle scatole. Per quanto riguarda il trasporto, poi. Boh, magari ci potremmo occupare prossimamente. Oppure faccio direttamente io. Vedrò un po' dai. E no, guardate quanti, quanta produttività abbiamo! Cioè, buono buono. Magari ri <ride> raccogliamo tutto bene. Anche se non è nostro lì. Non lasciamo indietro quasi nulla Ok E andiamo eh, La cosa un po' brutta sarà la pendenza <ride> Perché non è mai il massimo Per i balloni Non mi ricordo se scivolavano oppure restavano fermi No, restavano abbastanza fermi Ok, che qui è poca, poca discesa Ok Togliamo sempre la minimappa che rompe le scatole Ormai sappiamo più o meno come è la mappa poi non siamo per strada, quindi siamo solo nel campo. Vi Dico che vorrei provare quella del DLC. Ah, e se avete voglia di comprarvi il DLC, in descrizione troverete i link per i gioco scontati, i vari DLC scontati. Tramite il mio link e il mio codice sconto Crid. C'è tutto qua sotto scritto in descrizione. Adesso vi lascerò ogni volta sotto i video. La descrizione con il la descrizione con tutto quanto con tutte quante le info, ecco. Ah! Che brutta curva, mamma mia! Ma raccoglie anche in retro. Va bene. Vediamo un po' se qua riusciamo a raccoglierlo. È più o meno, abbiamo raccolto meno che più. Vabbè, eh, si è già pieni quasi, mamma mia! Cioè. Neanche il tempo di partire, che siamo già pieni. Vabbè, e adesso vedrò per i video. Eh, però il prossimo video potrebbe essere la Poland Farm, o la Made in Italy, oppure la Leshazade. Comunque, non questa serie. Ecco, e devo vedere anche per la pubblicazione se portarlo. Giù no, oggi è mercoledì quindi venerdì, oppure boh, non lo so quando. Perché anche oggi, cioè io volevo portare un video lunedì solo che non ho avuto tempo nel weekend di registrare questa settimana. Cioè scorsa settimana, quindi non ho portato nulla. Vedremo poi, dai. Adesso, dai, facciamo una screen anche qui. Era più bello farle invertite. Ma no, non è malaccio neanche così, non mi dispiace troppo. Magari meno zoom. Non esageriamo con, gli, con lo zoom perché dopo un po' è una rottura Ok No, il bello di questa farm che stiamo creando è che abbiamo trattori più o meno della stessa potenza Non abbiamo quel trattore che ha boh 100 cavalli in più degli altri Il trattore che avrà più potenza ne ha 175 Gli altri Anzi andiamo direttamente a vedere Siamo con dei trattori sul uh, 175 25 cavalli di differenza E non è male Allora direi di lasciare indietro quella e prendere questa qua che va su tutta storta. Eh no dai, la resa è buona, la resa è davvero buona. Io ragazzi come sempre vi saluto e vi ringrazio, non voglio mai dilungarmi tantissimo con i video anche se ne porto un po' di meno. Ho detto massimo 20 minuti ok, io non vorrei proprio dilungare perché poi anche i tempi di caricamento sono lunghi e tutto quanto. Quindi spero che il video vi sia piaciuto se così fosse lasciate un bel like se non lo fosse lasciate un dislike e vabbè fatemi sapere nei commenti che ne pensate e se avete qualche critica o qualcosa da farmi sapere al riguardo e nulla ciao a tutti ragazzi e al prossimo video.